io mi sentirò di rivendicare la legge speciale per Firenze in cui inserire tre cose. Il primo, un'opera infrastrutturale forte, e l'ho detta prima la Barberina incisa. Il secondo, semplicemente degli sgravi fiscali forti per chi vuole rifare una facciata, per chi vuole abbellire la città. Cioè, cos'è che può farci lo Stato a noi in un momento in cui non ha soldi? Lo Stato ci può fare un'opera pubblica, una, ma quando ce n'ha fatta una, ringraziamo e andiamo via. È inutile mettere nel pacchetto della legge speciale chissà che cosa, però degli sgravi per chi vuole rimettere a posto una facciata, rimettere a posto, intervenire ad hoc su alcuni interventi, essendo noi Firenze e collegandola o a un grande anniversario o al fatto di essere l'unica città di quelle del circuito turistico penalizzate, a me pare che sia un punto molto significativo e importante. Ma il terzo elemento è una gestione diversa della città di Firenze, del patrimonio culturale del nostro territorio. In altri termini, io sono molto felice che la mostra sulla Madonna del Cardellino abbia avuto un boom nei giorni di Natale e Capodanno, ma sarei stato più felice se fossero stati aperti i musei, perché il boom della Madonna del Cardellino è anche perché qualcuno trova chiuso i musei statali, non è che perché la Madonna del Cardellino è bella punto e basta. Su questo tema occorre dare alla città di Firenze, alla Repubblica Fiorentina in tempi di federalismo spinto, il diritto di intervenire in alcuni passaggi centrali. Se io voglio tenere una volta al mese gli Uffizi aperti la sera, devo avere la possibilità di farlo. Se io voglio tenere alcune delle basiliche storiche di Firenze aperte con un circuito particolare la sera piuttosto che in un giorno, devo avere la possibilità di farlo. Ecco il terzo e ultimo tassello della legge speciale, che sarà una legge semplicissima, quella che proporremo giovedì sera.